L'Italia col Galles è stata una partita di sofferenza, Tapice però si è fatto valere. Volevo raccontarti un attimo qual è il tuo dopo partita, rileggendo un po' questa partita persa a Cardiff. Ma io penso che sicuramente è stata una partita migliore della settimana scorsa rispetto all'Irlanda. Abbiamo difeso per 80 minuti, abbiamo fatto valere la nostra difesa. Sicuramente dobbiamo migliorare e stiamo lavorando su alcune fasi di gioco, come fasi statiche, la touch, la mischia. Senti, con la Scozia sarà una partita cruciale per evitare di perdere il cucchiaio di legno, ma soprattutto per dare anche un senso ai miglioramenti, no? Ecco, qualche partita ci dobbiamo aspettare sabato? Ma io penso che sia la partita più importante di queste Sei Nazioni, in casa, davanti a un pubblico, a uno stadio pieno. Sarà importante fare la partita migliore e portare a casa il risultato. Secondo me questa è la cosa più importante, vincere questa partita. Siamo un po' incerottati, anche loro però sono incerottati, è normale, l'ultima partita si arriva così. Fisicamente, so che avete fatto pochi allenamenti questa settimana, ecco, fisicamente come pensi di arrivare a questo incontro? No, sicuramente questa settimana è stata una settimana più leggera e è importante fare una settimana così, e penso che possiamo arrivare alla partita veramente al 100%. Cosa ti è piaciuto della tua partita col Galles e cosa non ti è piaciuto? Personalmente, dico. Che domanda. Sicuramente è stata una partita difficile per me, perché è la prima volta che giocavo in uno stadio così. Come ho detto, ho bisogno di giocare, di migliorare in alcune fasi di gioco, però sono contento perché piano piano sto giocando sempre di più e Jack mi dà sempre più fiducia. Come sentite voi giocatori in una partita così, che per lunghi periodi era praticamente attacco contro difesa? Sì, sicuramente è dura difendere 80 minuti, sicuramente è più facile attaccare perché è il possesso, però abbiamo fatto valere la difesa e sappiamo che possiamo giocare a questo livello. Dobbiamo sicuramente, come dicevo prima, migliorare le fasi statiche per poter avere palloni per attaccare, per far punti sicuramente. È difficile andare di questo tipo di partita a quella contro la Scozia, dove dovete avere più di... No, sicuramente io penso che il livello sia lo stesso. Sarà una partita sicuramente dura. Sì. La Scozia comunque fa qualche errore in difesa, provano un po' di più di attaccare, fanno più di errori. Sicuramente il Galles è la squadra più in forma del Sei Nazioni, l'abbiamo visto. Noi siamo sicuri che, consapevoli, possiamo giocare alla pari con la Scozia e poi il risultato darà il vincitore. Senti, uno ci diceva ieri pure Carlo Orlandi, è stato un problema di lancio, quindi vi manca un po' di affidamento perché stai giocando ancora poco. Sì, sicuramente è stato un problema in alcuni casi mio e un problema di struttura, però la partita col Galles è ormai passata, abbiamo una delle partite più importanti come dicevo prima e stiamo lavorando ora con tutti per arrivare al 100% e ad avere tutti i nostri palloni contro la Scozia. Contro la Scozia naturalmente il piano di gioco è diverso, diciamo che contro il Galles era un po' attendista per cercare di capire cosa avrebbero fatto loro, qui siamo noi a dover fare il gioco possibilmente. Ma sicuramente sarà una partita diversa, abbiamo sicuramente il fattore campo, il fattore casa, ci sarà un pubblico grandissimo e dobbiamo giocare e basta. Mi levi una curiosità, il Flaminio è uno stadio molto raccolto, come tutti gli stadi senza la pista d'atletica, probabilmente vi aiuta anche con i riferimenti visivi. L'Olimpico è uno stadio in cui è un po' complicato giocare? No, complicato no, sicuramente è uno stadio più grande. Ma non cambia niente per noi, sicuramente forse il pubblico è un po' più lontano, ma con 78.000 persone si sentirà qualcosa. Ti dicono che di questa Scozia, insomma, sia almeno la stampa inglese dice che questa Scozia meritava almeno una vittoria e che sostanzialmente sembra essere la squadra più forte dell'Italia, insomma, mettono un po' in paragone in relazione. Forse la stampa scozzese. Sì, sì. La stampa inglese non l'ha detto. La tua lettura invece di questa Scozia, quali sono gli aspetti che dobbiamo temere di più di questa squadra e quali dove invece li possiamo mettere in difficoltà? Beh, io penso che la Scozia sia una squadra fortissima, però ti ho detto che siamo in casa e sarà dura per loro venire qui e giocare come hanno fatto per queste scorse partite, quindi abbiamo un fattore in più e dobbiamo sfruttarlo sicuramente, il pubblico ci darà grande forza secondo me.